Il tuo primo ricordo legato alla danza. Tanti. Sicuramente ho iniziato a ballare perché mi piaceva andare alle sagre con mio padre. Lui probabilmente il primo ricordo di danza che ho è io che sto sui piedi di mio papà e balliamo nelle sagre insieme. Quello è il primo ballo più che danza. Danza, vabbè, quando ero piccola mi mettevo davanti allo specchio da sola e facevo la ballerina, era molto divertente, consiglio di farlo anche da adulti, così perciò. E boh, diciamo che sono questi due i ricordi principali quando ero piccola, legato alla danza, in senso non professionale, ma in senso di passione. Basta, insomma. Se la danza fosse tre passi, quali sarebbero? Ma forse è questo. Cioè, di non fare nulla. In questo momento della mia età. Di stare e basta. La colonna sonora di questo momento esatto, quale sarebbe? Questo momento, questo qui che sto vivendo in questo momento con voi. Mi piacciono un po' i thriller, quindi un po' Dario Argento forse, un po' film, comunque legato a colonne sonore di film sicuramente. O forse la villa così, nel cui c'è il fantasma della villa, un po' sì, forse. Un po' la Dario Argento, il fondo rosso. Se tu potessi invitare qualcuno con te a ballare adesso, chi inviteresti? Ah, io sono classica, cioè inviterei, vabbè, allora, due entità diverse. Allora, professionalmente, probabilmente avrei, non so, Jérôme Bell, cioè. Poi invece c'è la natura, quella proprio dentro, cioè subito mi immagino, purtroppo sono vittima di tutto quello che è lo stereotipo di genere, per cui ammetto il famoso Principe Azzurro che mi fa ballare in una sala bellissima e mi fa fare un valzer meraviglioso, quindi un uomo meraviglioso che mi prende con sé, mi fa volare. Però non esiste, quindi vabbè, cioè, non so, probabilmente a fare un'audizione da Jérôme Bell perché non saprei, non lo conosco, però sì, mi immagino che poi sarà anche qui la villa principe, io splendida con un vestito, lui mi fa volare, io leggera.